Utenti, buongiorno, siamo qui collegati da Castelmorrone, una nuova realtà e una grande realtà in vita dal 2015. Ricordiamo che c'è stato però un periodo di transizione dove il Castelmorrone non è stato presente sui campi di calcio. Invece oggi qui siamo in presenza con il presidente Nicola Piombino, eccolo nelle immagini, e con il vicepresidente del Castelmorrone. Presidente, una nuova realtà. Quest'oggi si disputa la Coppa della provincia di Caserta, avete raggiunto un altro obiettivo importante, quindi una nuova realtà che trascina anche pubblico sugli spalti. Lei è contento? Certamente, dopo un campionato entusiasmante, anche se è il primo anno che abbiamo iniziato questa nuova attività sportiva a Castelmorrone, adesso ci accingiamo a partecipare a questa Coppa provinciale. Bene, in realtà avete davvero una compagine molto forte, una compagine che in realtà è molto giovanile. Ecco, vicepresidente, una compagine giovanile che è riuscita a dare il massimo di sé in questo campionato. Sì, compagine giovanile che comunque è contraddistinta anche da una certa esperienza, in quanto ci sono calciatori che hanno disputato in precedenza altri campionati, anche se dilettantistici, comunque avevano un minimo di esperienza. Naturalmente è il primo campionato che stiamo effettuando a distanza di qualche anno, circa 9 anni, e naturalmente abbiamo pagato anche uno scotto iniziale legato all'inesperienza, però in corso d'opera abbiamo comunque superato questo gap e di conseguenza abbiamo cominciato a raccogliere i frutti della nostra qualità tecnica. Ecco, presidente Piombino, cosa ne pensa in realtà sia del campionato che avete disputato finora e sia della Coppa? Ma come le dicevo prima, è stata un'esperienza molto bella. Siamo riusciti ad attirare tanti giovani sul campo di calcio e molta popolazione del nostro paese. Quindi sono sicuro di essere molto contento di quest'anno che abbiamo fatto a Castelmorrone e di proseguire anche nei prossimi anni. Bene, ecco, vicepresidente Forgione, secondo lei in realtà voi avete in un certo senso colmato il gap calcistico che c'è stato in questi 10 anni di buio, quindi dal 2015 avete ripreso in mano il timone della società e l'avete riportata davvero in auge. Questo è un fatto molto importante anche da un punto di vista sociale. Un fatto molto importante perché dobbiamo tenere presente che Castelmorrone ha sempre vissuto di calcio ed ha anche una tradizione calcistica non indifferente, considerando che negli anni 70 e 80 questa compagine comunque si è contraddistinta in tutti i campi della provincia. Naturalmente il nostro scopo non solo quello era quello di riportare il calcio qui a Castelmorrone, ma soprattutto creare aggregazione sociale, quindi dare un punto di riferimento per tutti i giovani attraverso quindi proprio l'attività sportiva che si è andata creando. Sì, utenti, siamo qui con il presidente della FIGC Caserta, Gerardo Trombetta, qui nelle immagini insieme al vicepresidente del Castelmorrone, Forgione. Ecco, vicepresidente, davvero la presenza del presidente della FIGC Caserta è fondamentale e vi fa onore. Sì, è con molto piacere che annuncio qui la presenza a Castelmorrone del presidente della Federazione Gioco Calcio di Caserta, dottore Trombetta, nonché amico, e che praticamente oggi ci ha onorato della sua presenza, e soprattutto noi che lo stiamo gratificando con questo spettacolo di pubblico e soprattutto di questo bel calcio che stiamo esprimendo. Do la parola giusto per un saluto. Ah, presenza innanzitutto gradita a me stesso e doverosa, per andare comunque a salutare un amico, una squadra del Casertano che con sacrifici sta portando avanti questo discorso della terza categoria. E devo dire la verità, un bel pomeriggio di calcio, anche perché non mi aspettavo la presenza di questo folto pubblico e soprattutto anche un livello tecnico lodevole. Avevo lasciato questa categoria da qualche anno, sto cercando di vedere un poco tutte le squadre che partecipano ai due gironi del Casertano. Vedo veramente valori tecnici importanti e devo dire anche sul piano comportamentale e regolamentare, con enorme soddisfazione, il giusto agonismo, rispetto tra gli atleti, bella partita, bello spettacolo, complimenti veramente ad entrambe le squadre.